Le morti nel Mediterraneo sono una piaga aperta della nostra umanità. Durante l'Angelus di ieri in Piazza San Pietro, Papa Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti. Trascorrere qualche settimana di serenità è l'obiettivo dell'iniziativa di alcune diocesi italiane che accoglieranno bambini ucraini nei loro territori. Le famiglie vanno protette dalle speculazioni dei crediti diventati inesigibili, lo chiede la Consulta Nazionale Antiusura, fondata a Bari, da Don Alberto D'Urso. Troppe polemiche, alcune delle quali ritenute strumentali, sulle decisioni del Comune di Andria in merito ai pagamenti dei grattini per le strisce blu. Andria Multiservice comunica alcune precisazioni. Buonasera e bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Papa Francesco è tornato a parlare di migranti e ancora una volta ha incoraggiato chi lavora ogni giorno per salvare i più deboli, a cominciare dai soccorritori del mare. Lo ha fatto ieri durante l'Angelus in Piazza San Pietro. Le morti nel Mediterraneo sono una piaga aperta della nostra umanità, ha detto il Santo Padre, che non ha mancato anche ieri di pregare per la pace. Sentiamo. Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo. 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro. E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2000 uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa. È una piaga aperta nella nostra umanità. Incoraggio gli sforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza, come pure l'impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrere i naviganti. Avrà luogo a Bafoussam, in Camerun, il pellegrinaggio per chiedere la pace nel paese, ancora afflitto dalla violenza e dalla guerra. Uniamoci in preghiera ai nostri fratelli del Camerun affinché per intercessione della Vergine Dio sostenga la speranza del popolo che soffre da anni e apra vie di dialogo per giungere alla concordia e alla pace. E preghiamo anche per la martoriata Ucraina che soffre tanto questa guerra. Desidero anche assicurare la mia preghiera per le vittime degli incendi che hanno devastato la isola di Maui nelle Hawaii. È importante leggersi dentro, fare una lettura del proprio cuore, a sottolinearlo il sacerdote dioniano padre Giuseppe Cuomo ieri durante l'omelia della messa celebrata al santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Sentiamo. La barca della nostra vita deve affrontare onde burrascose, deve affrontare una tempesta, la tempesta di tutti i giorni. Ci sono onde molto forti, ci sono dei pericoli, ci sono degli ostacoli, ma finché noi rimaniamo a contatto e Gesù resta dentro di noi, questo Gesù ci dà sicurezza, ci dà forza, ci fa andare avanti. Ma quando noi cominciamo ad allontanarci, abbiamo tempeste dentro di noi, è come se noi stessimo esplorando un castello. Nel castello ci stanno tante stanze, ci stanno tanti segreti, ci stanno tante cantine. Entriamo un attimo nel nostro cuore. Anche il nostro cuore ha tante celle, ha tante stanze che non riusciamo neanche a comprendere quello che passa dentro al nostro cuore, fratelli. Ma l'incontro, quando noi abbiamo la forza di dire: Signore, salvami, sto per affondare, dammi una mano, ecco che Gesù ci porge la sua mano.
ci guarda nel cuore, ci guarda nel volto, non ci lascia affondare. Siamo noi che ci allontaniamo, siamo noi che non dirigiamo bene la barca della nostra vita. Fratelli, è importante leggersi dentro, fare una lettura del nostro cuore. Trascorrere qualche settimana di serenità è questo l'obiettivo dell'iniziativa di alcune diocesi italiane che accoglieranno bambini ucraini nei loro territori. Sentiamo. 42 bambini ucraini con i loro accompagnatori per un totale di 80 persone provenienti dal paese colpito dall'invasione russa saranno accolti per il periodo estivo in alcune diocesi italiane grazie alla disponibilità delle Caritas e delle comunità locali. L'iniziativa, sostenuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Nunziatura Apostolica in Ucraina, è un ulteriore segno della solidarietà della Chiesa in Italia alla popolazione ucraina. Il progetto si aggiunge ad altri già in atto che hanno permesso ad oltre 600 bambini e ragazzi di trascorrere qualche settimana di serenità, lontano dalla guerra e dalla sofferenza. Dall'inizio dell'estate, infatti, grazie al coinvolgimento di attori diversi, sono state organizzate diverse attività, si pensi appunto alle vacanze solidali. Sin dall'inizio del conflitto, Caritas Italiana è accanto alle comunità ucraine e in prima linea insieme alle Caritas nazionali, Caritas PES e Caritas Ukraine nella gestione dell'emergenza e degli aiuti. Già nel 2022 aveva accolto la richiesta delle Caritas ucraine di offrire un periodo di vacanze in Italia a circa 200 bambini prima della ripresa delle attività scolastiche. Forte di questa esperienza, anche quest'anno ha coordinato l'organizzazione dell'accoglienza estiva, grazie alla disponibilità, partecipazione e collaborazione delle chiese locali e delle ACLI, garantendo vitto alloggio, attività ricreative ed intrattenimento per i bambini, gli adolescenti e gli adulti che li accompagnano. Le famiglie vanno protette dalle speculazioni dei crediti diventati inesigibili, lo chiede la Consulta Nazionale Antiusura fondata a Bari da Don Alberto D'Urso. Ci sono infatti famiglie e imprese vessate dalle società di riscossione. Sentiamo. La Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, nata a Bari da un'intuizione di Don Alberto D'Urso, sostiene le proposte di modifica della normativa sui crediti deteriorati, ovvero i crediti per i quali la riscossione è incerta, a tutela di piccole imprese, commercianti, artigiani e famiglie vittime delle speculazioni delle società di cartolarizzazione. Ci sono infatti famiglie e imprese vessate dalle aziende di recupero credito per conto degli speculatori internazionali che hanno acquistato il credito stesso. Una situazione grave che coinvolge in Italia molti risparmiatori e famiglie, si stima circa 8 milioni di italiani, ma per lo più è ignorato dall'opinione pubblica. Ora, afferma la Consulta, si sta discutendo pubblicamente di un decreto legge del governo che, stando alle anticipazioni, dovrebbe garantire la possibilità di una transazione sottratta all'arbitrio o all'avidità degli speculatori internazionali che, attraverso le obbligazioni emesse dalle società di cartolarizzazione, detengono il credito residuo. Dando la possibilità al debitore di estinguere il proprio debito a valori ragionevoli, ma soprattutto a non perdere definitivamente il proprio bene che spesso è la prima casa. E poi la Consulta aggiunge: poiché tutti i principali partiti hanno depositato disegni di legge simili tra di loro, ci sono le condizioni perché si affermi la volontà comune che gli incredibili privilegi di cui godono gli acquirenti del debito delle famiglie italiane vengano finalmente regolamentati in modo che i risparmiatori non siano più vittime di operazioni di sciacallaggio finanziario. La Camera di Commercio ha un nuovo presidente, Lucia Di Biceglie, imprenditrice ruvese, che ha tracciato ai nostri microfoni le linee del suo mandato. Sentiamo. E Lucia Di Biceglie è la nuova presidente della Camera di Commercio di Bari, eletta dal Consiglio all'unanimità. È la prima donna ai vertici dell'ente camerale barese e sarà in carica per il quinquennio 2022-2027. Ruvese, dirigente di Confcommercio Bari Bat, consigliera della Camera di Commercio di Bari dal 2016 al 2019, presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari dal 2012 al 2015, Lucia Di Biceglie è presidente di Terziario Donna di Confcommercio
Commercio Baribat, vicepresidente di Terziario Donna di Confcommercio Nazionale e direttore di Confservizi Bari. Ora alla guida della Camera di Commercio la neopresidente traccia le linee del suo mandato in continuità, tiene a sottolinearlo, con quello del suo predecessore Alessandro Ambrosi, scomparso di recente. Sicuramente nel solco della continuità, perché ci sono tanti progetti e tante idee ormai già poste in essere che avevano cominciato, diciamo, durante il percorso di questo mandato camerale, ma sicuramente con uno slancio ancora più rivolto verso le imprese e iniziative che possano, grazie alle imprese, poi ricadere anche sul nostro territorio. Troppe polemiche, alcune delle quali ritenute strumentali, sulle decisioni del Comune di Andria in merito ai pagamenti dei grattini per le strisce blu. Per questa ragione l'amministratore unico di Andria Multiservice ha voluto fare alcune precisazioni. Sentiamo. Stop alle polemiche sui provvedimenti adottati di recente dalla Giunta Comunale di Andria in merito al pagamento dei parcheggi cittadini sulle strisce blu. L'amministratore unico dell'Andria Multiservice S.p.A. Antonio Greener ha voluto fornire alcuni chiarimenti all'utenza e alla cittadinanza per mettere fine alla ridda di voci e di polemiche nate sull'argomento. La delibera, ricorda Greener, nasce da un incontro svoltosi nello scorso mese di febbraio tra gli uffici comunali e la Multiservice, mirato ad una razionalizzazione del servizio di parcheggio a pagamento, alla luce delle mutate esigenze logistiche rispetto al passato più o meno recente. Greener ricorda anche che il suo impegno, sin dal suo insediamento, ha sempre mirato ad un costante miglioramento del servizio, come ad esempio l'allargamento dell'utilizzo delle app e delle convenzioni, in modo da agevolare il più possibile gli utenti. Non è quindi, sottolinea, come taluni tendono strumentalmente ad adombrare, una delibera adottata per mere esigenze di cassa. Venendo al merito della vicenda, prosegue Greener, la novità della soppressione della sosta gratuita per le auto ibride nasce da una valutazione addirittura obbligata. Dal 2019 ad oggi il numero delle ibride è lievitato da circa 200 ad oltre 1200 vetture, rendendo non più plausibile, sia pure malincuore, tale agevolazione. Agevolazione che invece è stata volentieri mantenuta in favore dei veicoli elettrici puri, previa esibizione di un apposito contrassegno rilasciato dalla stessa municipalizzata al costo simbolico di 10 euro annui. Quanto poi alla decisione di sopprimere i 10 minuti di tolleranza riservati agli utenti per raggiungere il parcometro più vicino, sottolinea Greener, si tratta anche in questo caso di una revisione dettata dall'osservazione della realtà quotidiana. Giacché, mentre la gran parte degli utenti è entrata ormai nell'ottica dell'utilizzo dell'app di pertinenza, fatto testimoniato dalle oltre 7.500 transazioni mensili di questo tipo, per un ristretto numero di furbetti i 10 minuti di tolleranza rischiavano di diventare una sorta di utile franchigia per sottrarsi al pagamento. Ciò non toglie, conclude Greener, che non ci nascondiamo l'esistenza di una reale utenza debole che non utilizza l'app o è incapace di usarla. In tal caso ci sentiamo di garantire, con ciò interpretando la sensibilità della sindaca Giovanna Bruno e dell'intera giunta, che la necessaria tolleranza sarà affidata sul nostro mandato alla solerzia e al buon senso degli operatori addetti al servizio. A Canosa di Puglia è la 16ª edizione del premio Dea Ebe e la maschera Banfi. Quest'anno alcune novità, vediamo. Viene considerato anche il portafortuna del Sud e premia le eccellenze della Puglia, le personalità che nell'ambito della cultura, della medicina, dell'imprenditoria si sono distinte per il loro valore artistico e professionale. La 16ª edizione del premio Dea Ebe e la maschera Banfi è stata dedicata alla donna, alla prevenzione, alla lotta contro la violenza di genere. Un momento emozionante è stato riservato al ricordo dell'amica e collega Daniela Mazzaccane, scomparsa di recente. Per l'edizione 2023 del riconoscimento itinerante, tante le personalità di spicco premiate in una edizione ricca di novità. Gran Gala del Sud che si ripete ogni anno, ormai dal 2009. Ci sono un paio di sorprese, un premio speciale dedicato alla borgata per gli ortofrutticoli, per gli amici che producono a chilometro zero
dei buoni frutti. E poi abbiamo un premio speciale dedicato alla mamma Coraggio, che è stato ideato da me, dall'ingegner Nunzio Valentino. Questa è una sorpresa di quest'anno. Io ringrazio questo premio che mi dà la possibilità di ricordare praticamente mia madre, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Dirò dopo perché per me questa madre è una madre coraggio. Ringrazio Saverio che ha accolto, rendendolo importante praticamente questo momento, in una città che molte volte questi momenti non sa ben traguardare. E io che sono stato sempre in giro, sono andato via a 18 anni e poi non sono tornato più in maniera stabile, so quanto pesa non avere una città che ti segue. Una serata all'insegna della promozione del territorio pugliese, con la degustazione di prodotti tipici locali. Largo spazio anche alla musica e all'intrattenimento con l'attore e cabarettista romano Gianfranco Fino. Per far ridere, perché diventa la conspirazione del mondo! Fortunatamente, come diceva il mio caro amico, perché siamo amici, Lino, e qui a Canosa io mi sento sempre a casa. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Il Teledeon Notizie torna più tardi con le prossime edizioni. Buon proseguimento con i nostri programmi. We'll be right back.